Mister Pasquale Catalano, al termine dell'ultima fatica di campionato con il Cittadella, una vittoria tra l'altro in 10 con rimonto, diciamo così, da quello che era il pari con l'uomo in meno, insomma un buon congedo. Sì, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto bene, il primo tempo potremmo chiudere con qualche gol di vantaggio in più, poi ci siamo complicati la vita e niente, però credo che come bilancio sia positivo, sono contento che abbiamo ritrovato la vittoria e ringrazio tutti i miei giocatori per la disponibilità che hanno avuto, specialmente quelli che hanno giocato di meno. E appunto il bilancio dice che è positivo. Com'è stata la crescita di questi ragazzi? Perché all'inizio dell'anno si diceva che insomma era importante anche la crescita individuale e collettiva. Ma intanto abbiamo proposto dall'inizio un gioco diverso, abbiamo provato a giocarci le partite con tutti gli avversari al di là della forza che avevano loro e quella nostra. Questo modo di giocare ci ha permesso di abbassare leggermente il gap con le squadre avversarie e ha fatto crescere questi ragazzi in personalità, in voglia, in conoscenza. E di questo io e il mio staff siamo veramente soddisfatti. Fiore all'occhiello rimane il torneo di Viareggio, che qualcosa ha dato. Ci siamo giocati le partite, è stata un'avventura entusiasmante. C'è il rammarico di non averla conclusa nel migliore dei modi, però io credo che il discorso va fatto ad ampio raggio. Siamo partiti a luglio, il direttore ha chiesto determinate situazioni, credo che questa squadra abbia dato delle risposte che lui si attendeva e a livello di settore giovanile credo che sia veramente importante queste parole che ho detto. Per chiudere definitivamente la stagione, la primavera che cosa farà? Ma noi ricominciamo martedì perché siamo chiaramente al regime della prima squadra, siamo sempre a disposizione loro per chiaramente dare qualche giocatore per gli allenamenti e faremo delle amichevoli in giro. La prossima settimana andiamo alla Spezia, poi andremo ad Alessandria e quindi per noi le partite ufficiali sono terminate, però l'allenamento continua, la crescita credo. Non veniamo a perdere il tempo qua perché altrimenti sto a casa io. Ultima cosa, c'è stato casa a proposito di prima squadra che negli ultimi giorni ha potuto assaggiare la panchina della Serie A, dandogli ancora, se ce ne fosse bisogno, galvanizzandolo già più di quello che è. Ma noi abbiamo dei ragazzi che si alternano, cioè vanno spesso di là a seconda delle esigenze dell'allenatore della prima squadra. Questo periodo prima era capitato a Carl da Vorice, prima ancora di maggio a Camarà, nell'ultimo periodo ci va a Redi, Casaredi, e chiaramente noi come settore giovanile siamo a disposizione loro e quindi quando questi ragazzi vanno là chiaramente fanno un'esperienza, soltanto il fatto che si allenano con dei giocatori che fanno la Serie A.